Gianluca Tanda, siamo a 6 mesi dalla tragedia di Rigopiano, oggi tutti riuniti proprio sul luogo, ancora per ricordare, ma per non far cadere l'attenzione. Siamo qui per ricordare, per non far cadere l'attenzione, per commemorare, per avere delle testimonianze di altre associazioni che hanno avuto la nostra stessa disgrazia, perché poi queste sono tutte disgrazie che perdere figli, perdere fratelli, perdere genitori, sono disgrazie che anche se cambia lo scenario, il sentimento è sempre lo stesso. Su questo non ci facciamo capace perché non si può morire di lavoro, non si può morire per un giorno di vacanza, non si possono interrompere i sogni di ragazzi che sognavano le cose che sognavano tutti i ragazzi. Purtroppo l'abbiamo infatti per una mano sbagliata. Insieme all'associazione nazionale, che siamo stati gli ultimi ad entrare all'interno e speriamo che rimaniamo tali, è proprio quello, vogliamo cambiare il sistema giudiziario affinché queste tragedie non succedano mai più. Gli incidenti possono capitare, ma queste sono tragedie che tanti di noi possono dire stragi. Volevamo dedicare un po' di canzoni ai nostri cari e abbiamo deciso di iniziare proprio con Alessandro. Alessandro Cavallucci, che tutti ricorderanno, era il musicista dell'albergo perché per 9 anni è stato su con tutti i ragazzi e suonava queste canzoni. L'abbiamo voluto fortemente, vogliamo chiudere gli occhi e immaginare che è ancora lì quell'albergo, ancora la sua musica echeggia nelle varie stanze dell'albergo.